Montagne senza neve, operatori in difficoltà. La stagione invernale a cavallo tra il 2022 e il 2023 verrà ricordata per le condizioni meteo che, in particolare sull'Appennino, hanno creato qualche difficoltà con impianti sciistici chiusi e prenotazioni che vengono annullate. Questa mattina il coordinatore nazionale del turismo e assessore della regione Abruzzo, Daniele Damario, come preannunciato il 4 gennaio scorso alla collega Antonella Micolitti, ha avuto un colloquio con il ministro Daniela Santanchè. L'obiettivo è offrire un pacchetto di aiuto agli operatori dell'intero indotto messo in ginocchio da temperature fuori stagione. Oggi al tavolo del Ministero del Turismo erano presenti le regioni Abruzzo, Marche e Molise. È stata sicuramente una riunione molto positiva. Ringraziamo il ministro per aver subito dato seguito alle nostre richieste, in particolar modo della regione Abruzzo, Emilia Romagna e Toscana. È stato un tavolo in cui abbiamo presentato qual è la situazione attuale per quanto riguarda tutto il comparto sciistico abruzzese. Purtroppo dopo 2 anni di Covid non ci voleva questa non presenza di neve per l'annata, per l'anno 2023. Tra virgolette dispiace in maniera particolare perché era un anno in cui tutte le stazioni sciistiche abruzzese avevano registrato il tutto esaurito per quanto riguarda le prenotazioni. Sicuramente le prenotazioni hanno tenuto botta fino al Natale, ma poi è evidente che con l'anno nuovo le persone che hanno scelto una meta turistica per sciare, no? Con la presenza della neve hanno disdetto. Abbiamo parlato sicuramente di ristori immediati da mettere sul piatto e anche di un tavolo, questo che diventerà un tavolo permanente per far sì che tutto l'Appennino diventi una macro destinazione turistica. Intanto si seguono le previsioni meteo. In queste ultime ore qualche spruzzata ha imbiancato Roccaraso, Campo Imperatore e Campo di Giove, dove la neve ha raggiunto i 20 centimetri. Le temperature in quota sono migliorate e si sono avvicinate a quelle della stagione, creando condizioni favorevoli al mantenimento del manto nevoso. Ma le precipitazioni non sono state poi così abbondanti. Si spera nella settimana prossima. La stagione potrebbe partire, è presto per dirlo, e poi è sempre meglio essere un po' scaramantici.